alta 80 centimetri, per quest'opera 12.000 euro. Mentre quell'altra sottostante, questa piccola, 800 euro. No, questa, perdon, chiedo venia. Questo pezzo unico, 3.000 euro. Questa. 3.000 euro. Mentre quell'altra viene, quest'altra, viene 800 euro. Perfetto. Allora, tralasciamo adesso un attimo le sculture, proseguiamo un po' nella carrellata di quello che rappresentano le opere e andiamo a vedere questo agglomerato di immagini delle sue figure arcaiche, dimensione 50x60, 1.800 euro. Ora io obiettivamente, volendo ragionare un attimo sul rapporto delle richieste che noi facciamo, uno tante volte dice, però 1.800 euro è una certa cifra. Pienamente d'accordo. Il soldo ha il suo reale valore, come d'altronde ha il medesimo valore nel rapporto di un'opera di un maestro. Oggi con quella determinata cifra, diciamo onestamente, si comprano i ragazzini, cioè gli allievi, quelli che vengono dalle varie scuole, che ancora non sono niente e nessuno, e hanno delle pretese, perché noi li trattiamo, vengono qua, diciamo, ah, ma sa, io meno di 3.000 euro non glielo do mica. E noi rispondiamo, bene, perfetto, vai a vendertela te, se ne sei capace, e trovi gente che te li compra, felice e contento. Noi siamo sempre felici quando gli autori riescono a, diciamo, vendere il loro prodotto, il loro lavoro, la loro opera d'arte. Ma qui parliamo di un uomo maturo, di un uomo al quale non diciamo mai l'età, di un uomo che è professore di Brera, un uomo che ha dedicato la sua vita al sacrificio e all'arte e ha insegnato a un'innumerevole moltitudine di giovani quello che è il significato proprio dell'arte, partendo dalla figurazione, partendo dopo alle varie loro concezioni. Quindi, parlando di Sante Battaglia, non parliamo di, parliamo come se volessimo parlare di Roberto Crippa, che è stato un po' il fautore di quello, adesso mi sfugge anche il nome. Va bene, parliamo di autori corposi, di autori che hanno veramente, come si vuol dire, la padronanza artistica di potersi proporre al mondo intero. Bene, per quest'opera, dimensione 50x60, 1.800 euro. Andiamo a vedere invece questo manifesto della come si chiama? Prima l'avevo detto, Morice. La riproduzione, vedete che gli artisti sfruttano, come d'altronde è stato con i manifesti, qui non c'è l'aiuto purtroppo, la memoria se ne va, caro i miei ragazzi. Va bene, andiamo avanti, vai, prendiamola col ridere. Dimensioni 40x60, va bene, 40x60, andiamo a vedere cos'è la proposta, 1.700 euro. Vai dentro nell'opera, fai vedere questa bellissima, stupenda immagine della Moritz, va bene, con il supporto pittorico dell'artista. 1.700 euro, chiedo venia. Proseguiamo nella carrellata, dopo rivediamo ancora le opere, e facciamo... Andiamo avanti e poi torniamo indietro per dare a voi l'opportunità di vederle tutte. E andiamo a vedere questa immagine della figura arcaica della donna, sempre di Sante Battaglia, la maternità. Vai dentro un attimo perché qui bisogna entrare e vedere, analizzare proprio attentamente quello che è l'immagine della figura arcaica del maestro Sante Battaglia.
Bene, per quest'opera dimensione 50x70, vergognoso, è il prezzo che noi richiediamo, ma abbiamo fatto una specie di accordo col maestro, perché sono trasmissioni che avranno un seguito nelle nostre presentazioni, che devono avere lo scopo di tutti possono intervenire, partecipare all'acquisizione delle opere del maestro Sante Battaglia. Dimensione 50x70, 2.000 euro. Voi vedete che noi manteniamo quello che rappresenta i prezzi proprio modesti, modesti, modesti. Va bene. Andiamo a vedere sempre la Moritz. Guardate qui, qui c'è la figura. Puoi andare dentro, riusciamo a prenderla bene? Perfetto, bravo, ok, fermati lì. Sempre con la figura olio su tela, della figura arcaica del maestro Sante Battaglia. 1.600 euro. Io vorrei che molti, ma proprio ve le raccomando col cuore, io vorrei qui che, scusate, molti amici, molti collezionisti telefonino per poter acquisire le opere. Oggi siamo in una fase iniziatoria di programmi che andranno nel tempo e quindi sappiamo che nel tempo ci vorrà sempre di più. Quindi dovete solamente approfittare attualmente, poter intervenire e acquisire queste opere proprio per la ragione del prezzo. Il prezzo è molto importante oggi per poter intervenire e acquisire un'opera e metterla nella vostra collezione. Dovete incominciare dal poco e gradualmente acquisire opere oggi ancora abbordabili, va bene, e incominciare a dire: io ho un pezzo del professor Sante Battaglia. La sua cultura, le sue opere, le sue monografie parlano del maestro. Quindi siete voi che dovete in questo momento prendere i numeri sopra impressione, o quello mio che vi risponderò personalmente durante l'arco della trasmissione o nelle susseguenti trasmissioni, dove vi daremo tutte le soddisfazioni del caso, dove come sullo studio potete chiamare direttamente il maestro, vi farà un'autentica, una fotografia dell'autentica, delle sue opere con la dedica personale, tutto quello che può darvi la garanzia, va bene, dell'aver acquisito direttamente l'opera dall'autore, non da, ma direttamente dall'autore. Oggi è il nuovo metro, il nuovo sistema che deve permettere a noi presentatori di presentare gli autori e darvi la sicurezza, la tranquillità dell'oggi e del domani di aver acquisito un grande maestro. Approfittate telefonando ai numeri sopra impressione. Dimensione 40x50, 1.600 euro. Andiamo a vedere quest'altro 40x50. Altra opera di dimensione 40x50. Ecco, vedete qui, come d'altronde il maestro si diceva poc'anzi, lo sfregio di contestazione nel rapporto di quello che è stato i famosi tagli di Fontana. Fontana è stato il primo all'avanguardia, il primo contestatore che noi avevamo dato un significato ai tagli di Fontana, come per dire: dopo questo taglio nell'arte non c'è più niente. Non è vero. L'arte, la fantasia, la creatività degli artisti, ecco perché sono artisti, perché sanno creare, dal nulla riescono a creare cose fantasiose. Sante Battaglia ha voluto contestare quel suo taglio proprio nel dire: no, non è che termina l'arte, l'arte va avanti, per cui ha inteso nel suo taglio pittorico tagliare, sfregiare l'immagine, va bene, per dare modo alla continuità del proseguimento per quello che rappresenta la cultura. Infatti abbiamo visto che dopo Fontana
quanti bravi